Ringrazio tutti i partecipanti, vi do il benvenuto a questo secondo seminario VIP, Merda Intelligente Partecipato, il gruppo VIP Sanremo, e oggi abbiamo il piacere di avere come relatore il professor Marco De Vecchi, che è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. I suoi interessi scientifici sono legati proprio al connubio tra scienze agrarie, di cui lui è chiaramente esperto fin dalla laurea, ma collegate ai temi dell'architettura del paesaggio. E su questo connubio Marco ha costruito anche proprio tutta una serie di insegnamenti di cui è titolare, sia nei corsi di laurea dell'Università di Torino, sia nel corso di laurea magistrale interateneo in progettazione delle aree verdi del paesaggio, assieme al Politecnico di Torino, all'Università di Genova e alla Statale di Milano. E inoltre, direi come ultimo tratto distintivo della figura del professor De Vecchi, quello di essere veramente da tantissimi anni coinvolto e anche promotore di tantissimi progetti sul territorio ligure e soprattutto sul ponente ligure, e quindi direi che proprio c'è una presenza del professor De Vecchi importante e un contributo importante della sua attività scientifica proprio localmente nell'area, diciamo, del ponente, quindi Sanremo, Ventimiglia, ecco, in queste zone. Ok, Bene. prego, professor De Vecchi, Molto adesso a bene. lei. Allora, grazie, grazie al collega Davide Quaglia, grazie ai colleghi dell'Istituto Aicardi, ai colleghi del CREA, a tutti coloro che hanno contribuito a questa bellissima iniziativa, in particolar modo davvero un ringraziamento a Davide Quaglia. Penso che sia un'occasione preziosa in questo ciclo di incontri per poter ragionare su temi di grande attualità con tutti coloro che sono interessati. Quindi, se vogliamo, la strumentazione online ci permette di ampliare di molto quello che è l'uditorio. Ma in particolar modo sono lieto di potermi in qualche modo interfacciare anche con gli studenti dell'Istituto Aicardi di Sanremo. Perché anche mi fa piacere che alcuni studenti anche dell'università siano presenti, ecco, forse con loro taluni ragionamenti li ho già fatti, ma il ciclo di incontri è ampio, diversificato, per cui potranno avere anche molti altri spunti. E per gli studenti dell'Istituto Aicardi, devo dire che ho sempre nel cuore la vostra scuola, è stata per quasi 15 anni l'occasione personale di poter tenere le lezioni e di coordinare una parte delle attività didattiche dell'Università di Torino proprio sulle tematiche legate in senso lato al verde, nello specifico poi alle produzioni floricole a Vivais fondamentale e al tema dei parchi e dei giardini. Ecco, quindi davvero è un ritorno, sia pure online, nella vostra scuola che ho sempre apprezzato e soprattutto ritengo sia un punto di riferimento importante insieme ai vostri docenti, al preside, a tutto il corpo insegnante, un punto di riferimento importante per la realtà del ponente ligure. Ho concordato con Davide Quaglia il tema, ecco, ovviamente rispetto ad un programma più ampio di attività didattiche. Il tema è quello della pianta e della città, o delle piante, in riferimento al contesto urbano. È davvero un binomio interessantissimo, ecco, io penso che tutti voi che siete presenti condividiate questa mia riflessione. Davvero è quasi oggigiorno impossibile pensare ad una città senza le piante. Sicuramente le piante possono vivere, prosperare tranquillamente senza la città, ma il ragionamento opposto è davvero impensabile. Impensabile per tutta una serie di riflessioni che vedremo tra poco. Ecco, spero che il tempo mi sia sufficiente. In ogni caso, metterò a disposizione poi quelle che sono le riflessioni anche di alcune attività di ricerca, di sperimentazione, come giustamente
accennava prima il collega Quaglia, svolte anche proprio nel contesto ligure, tra l'altro diverse di queste in collaborazione anche con i colleghi ricercatori del CREA di Sanremo. Voglio partire da un ragionamento generale, quello della qualità dei luoghi di vita quotidiana. Per parte significativa della popolazione, oggigiorno la vita avviene all'interno degli agglomerati urbani. Negli anni, pochi anni or sono, si è superata la soglia, ecco, della metà della popolazione che oramai è stabilmente presente all'interno di realtà urbane, talvolta anche di grandi dimensioni, dove il dato di natura tende tutto sommato a limitarsi di molto rispetto a quelle che sono le realtà periurbane o i contesti rurali, o addirittura dove la naturalità risulta essere ancora più elevata. Ecco allora che anche nelle realtà urbane è sempre più forte l'esigenza di poter elevare quelli che sono gli standard di qualità. Voglio segnalarvi, sia a voi, ma in generale, come esista un riconoscimento internazionale che questa convenzione dell'Europa, che è stata recepita ed è divenuta legge dello Stato italiano nel 2006, la Convenzione Europea del Paesaggio, che preambolo sottolinea in modo chiaro come il paesaggio, ecco, vediamo questo dato del paesaggio, rappresenti molte cose, ma soprattutto un elemento fondamentale, importante della qualità di vita delle popolazioni. Se ciò è vero, ecco che ne discende come davvero sia importante e fondamentale in qualche modo mettere mano anche a livello di quelli che sono gli strumenti di pianificazione e soprattutto poi di progettazione, anche a diverse scale, anche quelle più di dettaglio, per far sì che davvero si possano conseguire dei livelli di qualità del paesaggio e quindi di qualità di vita delle persone adeguate. Il ragionamento che portiamo oggi ovviamente è ai contesti contesti urbani, alle realtà dove davvero l'inserimento della pianta, ovviamente riprendo questo termine da quello che è il titolo, in qualche modo è la chiave di volta per poter davvero migliorare gli standard di qualità di vita. Sempre nell'ambito della convenzione ho voluto estrapolare anche un altro riferimento che reputo molto importante, soprattutto nella prospettiva anche della professione, ecco, cioè di coloro, i professionisti che in qualche modo operano alla scala del paesaggio, degli interventi di pianificazione e di progettazione. La Convenzione Europea del Paesaggio sottolinea anche che il paesaggio, anche qui è tante cose, ma soprattutto costituisce, ecco, prendete nota di questo, costituisce una risorsa favorevole alle attività economiche. Ecco, se anche ciò è vero, io ovviamente me ne sono pienamente convinto, ecco quindi che è importante che in qualche modo vengano stanziati fondi, risorse, per poter operare anche qui ad una gestione attenta, accorta, anche in termini di valorizzazione del paesaggio. Nel senso che questi non sono costi, ovviamente poi nell'incontro di oggi ne daremo conto, un'interpretazione in termini di verde, di progettazione del verde, anche all'interno delle realtà urbane, non sono o non devono essere considerati tanto e solo dei costi, ma bensì delle risorse ben investite, degli investimenti che in ultima istanza portano a far maturare in qualche modo degli interessi in termini di promozione di quelle che sono le attività economiche. Bene, nei contesti urbani, dicevo, la qualità di vita. Ecco, provate a vedere se vi riconoscete in questo tipo di affermazione. Ecco, penso di sì, cioè un'esigenza forte che sta sempre più maturando in termini proprio di qualità dei luoghi di vita quotidiana. Io parlo a molti di voi che siete a Sanremo, siete in un contesto, quello
dei litorali della Liguria, che sono in qualche modo una meta privilegiata turistica da parte di moltissime persone, proprio per la bellezza, la qualità, anche la salubrità di questi luoghi. Quindi in qualche modo posso dire, in senso buono, siete privilegiati da questo punto di vista. Molte altre si trovano a vivere in realtà certamente non necessariamente brutte, ma comunque che non hanno così tanti elementi di singolarità, di pregio e di bellezza. Ecco quindi che è importante comunque poter venire incontro a questa esigenza che abbiamo tutti, di poter comunque vivere in luoghi, se non belli, nel senso di un'indicazione di natura estetica che è molto soggettiva, comunque luoghi in qualche modo curati, luoghi in cui si sia riusciti attraverso appunto la gestione, la pianificazione, la progettazione, luoghi in cui in qualche modo si siano ottenuti dei livelli di equilibrio, di armonizzazione, anche da un punto di vista degli elementi ambientali, sufficientemente elevato, che in qualche modo soddisfino in pieno questa esigenza di paesaggio. Per gli approfondimenti rispetto al tema del paesaggio e tutto quanto in qualche modo ruota intorno a ciò, anche rispetto alle possibili implicazioni, anche da un punto di vista sia, se vogliamo, in senso lato della preparazione, in termini di formazione, ecco, ma soprattutto poi anche da un punto di vista dell'esercizio delle attività professionali, e diversi ambiti che coinvolgono appunto un intervento sul territorio. Ecco, vi segnalo appunto il riferimento al Consiglio d'Europa che ha elaborato e poi posto all'attenzione, all'approvazione delle diverse nazioni europee la Convenzione. Quindi ovviamente vi trovate anche il link per tutti quelli che sono gli approfondimenti del caso. Ecco, fatto questo, se vogliamo, questa introduzione, un riferimento più ampio rispetto al quale poter affrontare il tema pianta e città, darei conto del tema della sostenibilità, che oramai è un presupposto fondamentale a qualunque tipo di intervento, ovviamente anche di progettazione degli spazi urbani. Uno sviluppo o comunque interventi che siano improntati alla sostenibilità sono quelli che in qualche modo consentono di soddisfare i bisogni attuali senza ovviamente pregiudicare quelli delle generazioni future. Questo è l'approccio fondamentale a cui in qualche modo dobbiamo sempre riferirci in qualunque tipo di intervento, anche a quello legato alla gestione del verde. Ecco, vediamo quello che è l'ecosistema, in qualche modo l'ecosistema urbano. L'ecosistema urbano è ovviamente un ecosistema complesso, tanto complesso rispetto a molti altri che possiamo prendere in considerazione. Ovviamente è una realtà fortemente trasformata dall'attività dell'uomo. In taluni contesti questo tipo di trasformazione risulta essere anche molto, molto intenso attraverso un'opera di edificazione del territorio. Fortunatamente in questi ultimi anni, accanto agli interventi di edificazione, si sono sempre più accostati interventi anche di abbinamento di soluzioni di progettazione del verde che hanno messo in atto, sono definite anche per l'applicazione di soluzioni tecnologiche anche molto, molto innovative, sulle quali rispetto alle quali ovviamente la sperimentazione che stiamo conducendo anche noi in ambito universitario è particolarmente attiva per poter definire
nel modo migliore quelli che sono gli accorgimenti tecnologici, ma anche l'utilizzo delle diverse specie vegetali e ovviamente le pratiche agronomiche, gestionali, manutentive che ne derivano. Ecco qui un'immagine di una realtà, quella del Principato di Monaco, dove davvero le soluzioni, in particolar modo di verde tecnologico, quelle di verde pensile, di verde parietale, sono oggigiorno il riferimento della gran parte della nuova edificazione che viene proposta, viene realizzata. Ecco, perché inserire, nonostante tutto, anche laddove ci sia un nuovo edificato, un nuovo costruito, il verde? Ecco, le motivazioni sono diverse. Oggigiorno, numerosissime, sempre più di dettaglio, sono gli studi che vengono condotti per poter approfondire questo tipo di aspetto. Si è visto in particolar modo come il verde nelle realtà urbane, questa è una pubblicazione interessante che vi segnalo, ovviamente ve ne sono anche numerose altre, possono avere numerosi effetti benefici sulla salute delle persone. Ecco quindi che ovviamente questo è un dato, potremmo dire quasi di fatto, che trova un riscontro forte nella frequentazione da parte delle persone nei contesti urbani, delle aree verdi esistenti. Questo tipo di esigenza si è manifestata in modo ancora più forte in quest'ultimo anno e mezzo, in ragione delle limitazioni che si sono manifestate a seguito dell'emergenza della pandemia da parte di Covid, che hanno ridotto di molto la possibilità da parte delle persone di poter stare all'aperto, di poter uscire, di poter frequentare liberamente gli spazi esterni. Ecco quindi un'esigenza profonda che negli anni prossimi certamente sarà ancora più manifesta, più accentuata. Ecco quindi che se questa esigenza c'è, è importante e profonda, la progettazione del verde negli spazi urbani deve ovviamente ragionare, deve confrontarsi attivamente da questo punto di vista. E vi segnalo come esista un approccio tipo biofilico di qualche modo di attenzione forte ai temi della natura, in modo tale da poterla portare in primo piano negli interventi di tipo progettuale. Esistono molte pubblicazioni, una di cui mi sento di accennarvi, più che altro proprio anche per alcuni aspetti innovativi, interessanti. Questo è l'effetto nella biofilia, ecco, addirittura le possibilità da parte delle piante, ovviamente adeguatamente utilizzate nella realizzazione e progettazione degli spazi verdi, di come le piante possano far stare bene le persone, addirittura anche poter avviare e promuovere una guarigione delle persone. Questo tipo di approccio, se vogliamo un tipo biofilico, di inserire il più possibile un dato di natura all'interno degli agglomerati urbani, soprattutto nei nuovi interventi di progettazione delle realtà urbane, ecco, ha trovato esempi interessanti, tra i quali forse uno dei più noti è quello legato a quella che è la forestazione urbana, talvolta anche in esempi interessanti di un verde, di una forestazione in verticale, di un bosco verticale, di cui forse quello più noto è quello rappresentato dal caso milanese. E mi rifaccio da questo punto di vista proprio ad una affermazione interessante che ho colto nelle pubblicazioni da parte del progettista Stefano Boeri, che in qualche modo ha ripreso, ha articolato questo discorso della forestazione urbana, per tutti quelli che possono essere i vantaggi da essa apportata,
e soprattutto in questo tipo di informazione di alcuni anni o sono, nel 2018, un intendimento che ritengo davvero la strada maestra del ripensamento in termini di vegetazione, di spazi verdi, delle metropoli, di procedere convintamente, in questo caso nella realtà milanese, alla messa a dimora di alberi, addirittura di milioni, 3 milioni di alberi negli anni a venire, per davvero cambiare la città, cambiare il volto della città. Ecco, il tema della forestazione urbana è davvero quindi portare le piante, portare gli alberi, ma non solo, all'interno delle città. È un obiettivo importante, fondamentale, che sarà davvero un punto di riferimento della gestione delle realtà urbane negli anni a venire. Ecco, questa filosofia, dire nuova filosofia di piantare la città, ecco, l'ho colta in modo interessante in alcune affermazioni qui di un noto progettista, di cui vi do conto al termine di questa piccola citazione, di alcune frasi che ho estrapolato suo scritto, che ritengo davvero queste frasi, davvero questi ragionamenti davvero molto molto interessanti, di questo cambiamento di prospettiva, ecco, nel pensare la città. Ecco, guardate, mi sono sentito dire, ecco, spesso ci sentiamo dire, ecco, chi si occupa sia a livello professionale ma anche accademico di questi temi, spesso si sente dire da chi non è contrario alle piante, ma chi in qualche modo ritiene più importanti altri aspetti, da un maggior rilievo ad altre esigenze del vivere nei contesti urbani. Ecco, mi sono sentito dire che gli alberi in un contesto urbano hanno bisogno di terra per le radici. Ecco, questo ovviamente è vero. Anche laddove la terra in qualche modo sia poca, spesso vengono realizzate nuovi edifici, sottoserviti e quant'altro, bene, oggigiorno anche a livello tecnologico, pensiamo al discorso del verde pensile, è possibile, ecco, anche laddove ci siano delle limitazioni da questo punto di vista, è possibile comunque inserire, per vedere qualche immagine il precedente, è possibile inserire un verde, anche un verde di qualità. Ecco, questa è la prima frase. Mi sono sentito dire che gli alberi in città soffrono. E questo, guardate, certo, in piccoli paesi, in piccoli agglomerati urbani, ma pensiamo alle città più grandi, talvolta anche alle metropoli, anche al di fuori del contesto italiano, dove effettivamente quello che sono le condizioni di inquinamento possono, talvolta comportano davvero una sofferenza per le piante. Ecco, è stato però possibile anche qui, sul piano della ricerca, della sperimentazione, è vero, individuare delle piante che anche in situazioni, se vogliamo, purtroppo compromesse dal punto di vista ambientale, sono in grado di rispondere meglio di altre a questo tipo di stress, così come la possibilità ovviamente di intervenire anche attraverso tutta una serie di accorgimenti tecnologici, sia gli impianti di irrigazione, così come di adeguate concimazioni ed altro, di poter in qualche modo meglio gestire anche questo tipo di problematiche. Ma interessante anche il proseguo del ragionamento. Ecco, d'altronde, in condizioni di inquinamento particolarmente accentuato, ecco, se soffrono gli alberi, ecco, ovviamente pensate cosa può capitare con la gente, con i bambini, quindi ovviamente il discorso dell'inquinamento e della sofferenza che ciò può causare agli alberi, ecco, non può essere una scusa per non piantarli, ecco, ma semmai deve essere invece un imperativo per rimuovere quelle che sono le cause dell'inquinamento ambientale. Bene, vado un pochino più veloce, ecco, qui chi ci scrive dà conto anche di problematiche che esistono, sono vere, talune specie vegetali possono causare allergie. Ebbene, scegliamo quelle che hanno pollini meno allergenici, perdono le foglie, e questo
è vero, però il pensare che gli alberi sporcano, da questo punto di vista, non è l'approccio giusto, soprattutto se riferiamo a che le foglie, nel senso lato, riescono ad apportare agli ambienti di vita quotidiana, anche all'interno delle città, e altre affermazioni. Ecco, e vado a concludere, ecco, così do conto anche di chi ha offerto pubblicamente queste considerazioni molto interessanti. Ecco, gli alberi rubano spazio ai parcheggi per le automobili. Ecco, e a questo l'autore dà ragione. Effettivamente, dove piantiamo degli alberi, certamente in qualche modo eliminiamo in parte, talvolta anche in tutto, quelli che possono essere gli stalli per parcheggiare le auto. Ecco, prendono inevitabilmente il posto dei parcheggi. Ma se ci pensate, questo solo in parte è una controindicazione. Le città dovranno essere sempre più a misura del pedone, di una viabilità dolce e non tanto ad un uso esclusivo o comunque preponderante da parte di una mobilità privata e delle automobili. Ecco, che ho offerto queste belle considerazioni il senatore, architetto Renzo Piano, che condivido in pieno. Bene, ecco, sono state già, anche con queste affermazioni, affrontati alcuni aspetti di quelli che sono, sono i benefici da parte del verde. Voglio con voi brevemente riprenderli e darne conto. Penso che in questo primo gruppo, in questo primo raggruppamento, tutti noi, certamente e sicuramente anche chi non è particolarmente attento a queste o interessato a queste tematiche ambientali, se in qualche modo coinvolto, intervistato, certamente si riconoscerebbe. Ormai sono delle considerazioni che sono così condivise un po' da tutti, e fortunatamente questo è un dato importante, interessante. Ecco, è passato il messaggio che la vegetazione, le piante, migliorino quello che è il clima, il microclima anche all'interno delle realtà urbane, purifichino l'aria, siano in grado di fissare l'anidride carbonica e così via. Abbiamo però anche degli altri benefici, ecco, sui quali vi invito a prendere nota, ecco, soprattutto a vedere se vi riconoscete a questo riguardo. Abbiamo benefici economici, anche qui voglio darne conto brevemente: mettendo piante in città, realizzando parchi e giardini all'interno delle città, si è visto che le abitazioni, le dimore, le case, in qualche modo presenti all'interno di quartieri verdi, aumentino di valore rispetto alle abitazioni, gli edifici, gli immobili simili in contesti dove invece il verde risulti essere molto meno abbondanti, addirittura dove scarseggi. Ecco quindi che c'è un beneficio economico, un aumento del valore del costruito. Questo, tutto sommato, anche qui è facilmente comprensibile. Forse lo è meno il secondo punto, ecco, se vogliamo, una vicinanza tra la pianta e l'edificio, anche qui certo bisogna sempre valutarlo di volta in volta, ma in taluni casi sono molte delle sperimentazioni, soprattutto nel campo anche del verde pensile, del verde tecnologico, dove questo tipo di accostamento, di vicinanza, può addirittura migliorare quella che è la durata del materiale. Bene, e poi abbiamo un terzo raggruppamento di benefici di tipo psicologico e sociale, su cui penso che solo poche persone in qualche modo sarebbero sinceramente convinte che effettivamente i benefici esistano. Ecco, però sappiate che oramai esistono molte sperimentazioni che in qualche modo hanno sondato questo tipo di valutazioni, e con esito positivo.
verde, il legato a strutture scolastiche, può migliorare la capacità cognitiva di apprendimento degli studenti, dei bambini. Le realtà ospedaliere, dove sia presente del verde, sono quelle che in qualche modo si connotano per guarigioni migliori, più rapide, un'accelerazione da parte dei pazienti, il tema degli garden, del verde ospedaliero, e così via. Il discorso dello stress, dei conflitti, ecco, ci sono addirittura anche sperimentazioni nel caso di conflitti domestici che forse possono sollevare anche un po' l'ilarità, il verde, i conflitti domestici. In realtà anche questo fa parte di ragionamenti scientifici che ne hanno attestato la veridicità, così come anche il discorso degli incidenti stradali, in presenza di strade ovviamente ben progettate anche dal punto di vista della sicurezza. Paesaggi monotoni, privi di vegetazione, sono tendenzialmente più favorevoli così ad una alla perdita di attenzione da parte del guidatore rispetto ad altri invece con una presenza di verde e comunque in generale di paesaggi più attrattivi, dove in qualche modo l'attenzione risulta essere desta in modo, modo maggiore. Bene, tutto quanto, ecco, vi ho accennato, oggigiorno viene interpretato in termini di servizi ecosistemici del verde. Servizi ecosistemici che sono quell'insieme appunto di servizi che i sistemi naturali sono in grado di apportare, di generare a favore dell'uomo. Ecco, anche qui rispetto alla varietà delle situazioni, un approfondimento è stato condotto, in questo caso da parte dell'ISPRA, a quello che quelli che sono i servizi ecosistemici che nello specifico il verde urbano, ecco, quindi non solo gli ambiti di naturalità in senso lato, ma il verde urbano è in grado di apportare alle comunità, alle persone che vivono in quel determinato contesto. E quindi, ricapitolando un po' i benefici di cui ho accennato prima, questi servizi sono di tipo ambientale, di tipo sociale, culturale, ma anche di tipo economico. Vi porto qualche esempio, ecco, per poter entrare nel merito, se vogliamo anche rendere maggiormente comprensibile, anche sulla base di alcune sperimentazioni, comunque di casi noti a livello nazionale e internazionale, di come il verde in qualche modo sia importante, ecco, per la qualità di vita negli ambienti urbani e di come si sia anche intervenuti in qualche modo per poterlo incrementare, sia da un punto di vista delle facilitazioni, come in questo caso di cui conto adesso, sia anche e soprattutto attraverso innovazioni da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista scientifico, ma anche gestionale e manutentivo. Ecco, un tema interessante, esempio, è stato questo del rinverdimento dei cortili. Ecco, pensate nei contesti urbani quanti sono i cortili delimitati dai condomini, dalle abitazioni, che talvolta sono quasi dei non luoghi, dove al più vengono parcheggiate le automobili, non luoghi che in sé singolarmente forse potrebbero dire poco, sia in un senso, positivo o negativo rispetto alla qualità dell'ambiente urbano, ma se in qualche modo sommati, essendo particolarmente numerosi, se ripensati anche in termini di verde, ecco che possono davvero cambiare anche qui il volto delle città e soprattutto la qualità qualità ambientale delle città, oltre che gli altri benefici di cui abbiamo già accennato. Esempi interessanti sono, esempio, quelli condotti da Monaco di Baviera negli anni passati, dove attraverso anche sostegni, incentivazioni, è stato possibile portare avanti un lavoro significativo di inserimento di aree verdi all'interno dei cortili,
contribuendo notevolmente appunto a migliorare la qualità di vita delle popolazioni. Un progetto simile diversi anni sono è stato condotto anche nella città di Torino, il programma Cortili Verdi, in cui anche qui attraverso sostegni economici, facilitazioni, con il coinvolgimento, il supporto anche di quelle che sono le professionalità operanti in questo ambito, quindi le figure degli architetti, degli agronomi, degli altri professionisti, di poter appunto facendo uso di queste incentivazioni messe a disposizione dal comune, ecco, inserire del verde, con per esempio la copertura delle pensili, che so, dei garage, spesso caratterizzati da coperture piane con guaine bituminose nere, ecco, che viste dall'alto sono qualcosa particolarmente poco gradevole, poco interessante, così come il discorso del rivestimento delle facciate, delle pareti, degli edifici, dei condomini. Ecco, questo tipo di intervento, questi interventi, queste proposte hanno avuto, almeno sulla base anche poi di riscontri successivi, molto più successo nel nord Europa che non nella realtà italiana, nel caso specifico del torinese. Ecco, in tempi molto più recenti, vi segnalo come questa pratica del rinverdimento parietale delle pareti stia riprendendo piede, e vi porto un esempio che ritengo, siamo a Torino, che ritengo lodevole, interessante. In questo caso è un edificio di un complesso universitario dell'Università di Torino, complesso di Piazzale Aldo Moro, a fianco a Palazzo Nuovo, il complesso delle sedi delle facoltà umanistiche, dove proprio da poco più di un anno è stata realizzata forse la più grande parete verde della città di Torino. Una parete che è proprio oggetto di sperimentazione su cui stiamo ragionando attraverso dei rilievi che sono parte di un protocollo sperimentale per poter quantificare in modo il più possibile, oggettivo, preciso, tutti i diversi benefici e quindi servizi ecosistemici che una parete verde di queste dimensioni può offrire alla comunità torinese e nello specifico soprattutto a coloro che fruiscono di queste strutture universitarie, quindi certamente il corpo docente, gli studenti, ma il personale dell'università e ovviamente di coloro che transitano e fruiscono anche delle altre strutture o vivono nella zona. Ecco, il verde parietale. Voglio segnalarvi, e qui invece vi porto a Sanremo, ecco, in qualche modo a casa dei colleghi del CREA, ecco, a suo tempo era il CRA, dove abbiamo condotto una sperimentazione proprio per poter valutare anche in contesti mediterranei, ovviamente il contesto Ligure in Costa Azzurra, nel sud della Francia, la possibilità di mettere a punto dei sistemi di rinverdimento parietale, facendo riferimento però ad una componente vegetale ovviamente interessante, specifica per questo tipo di contesti. E nello specifico di questo progetto Interreg a Roma, alle specie aromatiche, alle specie officinali. Questo tipo di sperimentazione ci ha visto realizzare sia Sanremo presso la sede del CREA, ma come vedremo in qualche immagine successiva, anche ad Antibes, in Costa Azzurra, tutta una serie di muri, muri verdi, simulazioni di muri verdi, con diversi orientamenti, con l'utilizzo e l'accostamento anche di diverse specie officinali, dal timo, alla lavanda, alla santolina, e a molte altre, valutando ovviamente sulla base di appositi regimi idrici di concimazione,
quindi tutto un protocollo anche qui sperimentale nel complesso, di poter vedere davvero l'efficacia, la risposta di queste strutture, di queste tipologie di muri verdi al contesto ambientale in cui abbiamo operato. Ecco, con risultati che sono stati decisamente interessanti e in qualche modo quindi hanno, ecco qui siamo ad Antibes, hanno messo in luce l'interesse delle specie officinali aromatiche per questo tipo di realizzazione, ovviamente nel contesto, mediterraneo, tenendo conto, tra l'altro, che questo tipo di produzioni, dal punto di vista vivaistico, rappresentano una delle eccellenze della realtà ligure, soprattutto anche in parte del ponente imperiese, ma soprattutto della realtà di Alberga, che costituisce davvero un riferimento ormai internazionale, importanza in rilievo internazionale, proprio per quanto riguarda le specie aromatiche officinali. Ecco, e quindi l'auspicio che queste possano trovare impiego sempre più anche in soluzioni di muri verdi nelle realtà urbane. E vi segnalo che in realtà qui ritorniamo nel Principato di Monaco, sono presenti pareti verdi straordinarie, davvero in qualche modo da questo punto di vista un riferimento importante per quanto riguarda la progettazione, in cui trovano utilizzo in parte anche proprio nelle officinali, nelle specie officinali aromatiche di cui vi ho dato conto in precedenza. Gli esempi più noti in qualche modo rivestono anche un significato quasi da un punto di vista artistico, possono essere interpretati quasi come degli arazzi verdi, sono i muri verdi di Patrick Blanc, poi tutto il mondo, ma soprattutto nella realtà urbana, francese di Parigi, sono più dietro alla Torre Eiffel, sono ormai un riferimento importante proprio per questa tipologia di progettazione a verde, cioè di inserire la pianta in verticale sulla facciata, sulle pareti degli edifici all'interno delle città. Ecco, questi sono alcuni esempi francesi dell'opera straordinaria di Patrick Blanc. Secondo punto su cui vorrei soffermare, ovviamente sono molto numerose, ho voluto estrapolarne alcuni che penso possono essere di maggiore interesse in questo tipo di riflessione, di ragionamento. Ecco, sempre questa prospettiva della pianta, della pianta in città. Ecco, il primo caso è la pianta in verticale, questo discorso dei muri verdi. Ma abbiamo poi la pianta, l'albero inteso nella sua accezione più ricorrente, perlomeno nell'immaginario collettivo, cioè l'albero nel suo contesto naturale, che va a costituire dei boschi, delle foreste. Questo tipo di situazione, per fortuna, oggigiorno, viene sempre più traslato anche all'interno delle realtà urbane. E l'approccio è quello della forestazione urbana. Per quale? Qual è il motivo? Ecco, perché ci si è resi conto che boschi e foreste riescono ad apportare una serie amplissima e importantissima di servizi ecosistemici. Ecco, qui adesso ho voluto inserirne alcuni. Certamente questi risultano essere significativi, importanti, quelli che sono i boschi, le foreste naturali. Però sia pure solo in parte, molti servizi ecosistemici possono essere assicurati da parte di boschi appositamente riproposti e ricreati anche all'interno dei contesti, anche all'interno dei contesti urbani. Ed è proprio in questa prospettiva che si intende sempre più in qualche modo operare e intervenire. A questo riguardo voglio solo ricordare davvero l'importanza delle realtà boscate, ovviamente su ampie superfici, all'interno dei contesti urbani, per poter contribuire ad una purificazione dell'aria, a poter intervenire
su quello che è il microclima delle realtà urbane, che spesso manifestano picchi e isole di calore significative, con il pregiudizio del comfort e in taluni casi addirittura compromissione della salute delle persone. È noto il caso del 2003, nell'estate 2003, in cui forse eravamo ancora in parte impreparati rispetto al cambiamento climatico in corso, rispetto a impianti anche di condizionamento, che forse oggigiorno sono più numerosi e anche perfezionati, quindi più adatti anche alle esigenze attuali. Fatto sta che nel 2003 i picchi di calore registrati un po' in tutta Europa nelle città, le città determinarono addirittura dei propri drammi, drammi sociali da questo punto di vista. E poi il discorso della CO2, che ovviamente è altrettanto importante. Ecco, ne parlo anche il discorso dell'isola di calore urbana, che è ben noto con questi innalzamenti termici anche significativi di parecchi gradi rispetto alle aree periurbane e alle aree agricole circostanti. E allora come ragionare in termini di inserimento dell'albero all'interno delle realtà urbane? Ecco, ovviamente laddove sia possibile, certamente la realizzazione di aree boscate sufficientemente ampie, ma sottolineo come esistano esistono tantissime aree, una volta già presenti, in cui in qualche modo si attende solo di poter inserire l'albero. Ecco, un peccato che questo non sia stato pensato sin dall'inizio. Ed è il caso delle aree a parcheggio. Pensate tutti voi, mi state ascoltando, le aree di sosta che vi sono familiari. Pensate se sono alberate, sì, no, sono alberate e laddove lo siano, in modo significativo, in modo adeguato, in modo soddisfacente, ecco, perché talvolta poi anche laddove sono stati messi a dimora degli alberelli, questi vivacchiano, quindi non svolgono poi più di tanto quella che è la loro funzione. Perché anche qui alberare il parcheggio, vi porto qualche esempio piemontese, ecco, che così ho documentato, ma rappresenta una situazione molto frequente, quella di vedere queste distese di asfalto che sono praticamente dei deserti urbani. Tutti noi siamo in qualche modo automobilisti, forse non tutti gli studenti delle ICADI che mi ascoltano non hanno ancora forse la patente, ma indirettamente tutti noi quando ci muoviamo in auto durante la stagione estiva dobbiamo parcheggiare il mezzo, cerchiamo sempre un minimo di ombreggiamento, se possibile posizioniamo l'auto al di sotto della chioma di un albero. Se ciò non avviene, non è possibile, quando andiamo a riprendere l'automobile, ben sappiamo, no? Dentro è quasi un forno, è possibile rimanere, tiriamo di finestrini, accendiamo l'impianto di condizionamento, quasi impossibile tenere il volante quanto è caldo, no? L'esperienza che abbiamo fatto tutti noi. E quindi in quel momento lì davvero apprezziamo tantissimo la presenza dell'albero. Ma questo tipo di ragionamento, del ripensamento di questi spazi comunissimi, queste lande deserte, davvero questi deserti urbani, ecco, devono, in termini di forestazione, devono andare di pari passo con la deimpermeabilizzazione di quello che è il manto, il rivestimento, la copertura del terreno, rispetto ovviamente a manti permeabili che permettano quindi la percolazione delle acque piovane e risolvano o perlomeno contribuiscano in modo significativo anche a ridurre le problematiche oggigiorno comunissime di esondazioni o comunque di problemi idraulici legati da un lato anche al cambiamento climatico, quindi eventi meteorici che un tempo erano estremi e rari, oggigiorno sono intensi e sempre più frequenti, ma legati anche ad una impermeabilizzazione sempre più estesa delle realtà urbane e quindi l'impossibilità delle acque meteoriche
di potersi infiltrare e quindi di evitare che immediatamente vengano confluite nella rete, nelle fognarie e quindi poi nei torrenti, nei rii e i problemi che ne derivano. Da questo punto di vista, un ripensamento, se vogliamo, in senso ecologico, ambientale, sostenibile delle aree a parcheggio, può essere appunto quella dell'utilizzo di coperture permeabili che esistono e permettono comunque il transito del parcheggio dei mezzi, ma soprattutto in abbinamento a ciò la messa a dimora di alberi. Ecco, questo deve essere un imperativo per tutte le città. Io direi che l'imperativo è quello di non realizzare più dei parcheggi a raso, semmai scegliere alternative, soprattutto per quelle che sono le realtà di sosta dei mezzi, le realtà di sosta funzionali ai centri commerciali, le strutture simili. Ma laddove comunque si debbano realizzare o ripensare le realtà già esistenti, ecco, le alberature e la deimpermeabilizzazione dei suoli. Ecco, vi porto per questo esempio, tra l'altro, esempio che ebbi modo di cogliere proprio in una visita di studio con gli studenti che erano a suo tempo frequentanti i corsi a Sanremo. Organizzammo anche con il collega che ricordo con piacere, Gian Piero Cani, pensione una visita alle realtà anche florovivaistiche dell'Alto Adige, e questo è un parcheggio che ritengo davvero esemplificativo di cosa si possa fare in termini certamente di individuazione degli stalli per il parcheggio delle automobili, ma anche di alberature e di impermeabilizzazione del piano di calpestio. Ecco, vedete gli alberi, il verde, come in qualche modo permetta di inserire e creare un ambiente realmente piacevole e vivibile anche nei contesti urbani. Voglio, ecco, il discorso che dicevo, proprio legato anche al discorso idraulico. Ecco, un ulteriore punto della possibilità di inserire del verde, in particolar modo anche, soprattutto la componente arborea, ma non solo, è quella di poter far stare bene non solo le persone, ma ovviamente anche una fauna. Una fauna che deve essere vista in qualche modo almeno con attenzione, con interesse, anche all'interno delle città. Ovviamente è interessante certamente l'avifauna, quindi la possibilità ovviamente di assicurare anche la nidificazione degli uccelli. Ma voglio portare l'attenzione soprattutto su quello che è il discorso interessante dell'entomofauna utile, importante, soprattutto quella legata ai colubi. Ecco, il discorso è quello delle api in città. È possibile, è conveniente, interessante far sì che le api abbiano dignità, abbiano un ruolo anche all'interno delle città. Ecco, sì, ecco, per fortuna, in generale, è sempre più riconosciuto come fondamentale e indispensabile il ruolo dell'ape, si sta cercando il più possibile di salvaguardare le api rispetto ad una falcidia che è avvenuta in questi ultimi anni, a seguito soprattutto del cambiamento climatico, ma anche nell'utilizzo di pesticidi che hanno avuto un effetto negativo sulla vita delle api. Ecco, ma l'ape in qualche modo contribuisce in termini di valore ecologico ambientale a quelli che sono gli standard qualitativi anche all'interno delle realtà urbane. Ecco quindi che è importante per le città poter comunque assicurare il sostentamento, quindi le fonte di nutrimento alle
alleati attraverso la presenza di una flora importante e utile per la fornitura di nettare e di polline per le api. Gli esempi ormai di, in qualche modo, di attenzione all'ape, alla progettazione del verde che sia funzionale alla vita delle api, ecco, sono numerose. Vi porto questo esempio, interessante, tra i molti, in qualche modo ritengo davvero proprio esemplificativo, interessante. Siamo nel centro di Parigi, Giardini delle Tuileries, dove è presente nel giardino un apiario, ecco, un apiario che ovviamente è anche informativo, illustrativo dei benefici, dell'importanza, del ruolo che le api hanno anche in un ecosistema, l'ecosistema urbano. Ovviamente le api esistono e riescono a sopravvivere, ovviamente se ci sono piante all'interno della città, che ovviamente sono in grado di offrire nettare e polline alle api stesse. Ecco, quindi l'importanza anche qui di una progettazione che tenga conto non solo in qualche modo della qualità di vita per le persone, ma per la qualità di vita anche per tante altre presenze, quale appunto anche quelle delle api. E poi i benefici della presenza degli alberi, i benefici di tipo ovviamente di tipo socio-culturale. Ecco, pensate davvero come gli spazi verdi siano fondamentali, ecco, per quei processi di socializzazione che oggigiorno vanno di pari passo rispetto anche ai processi di inclusione, quindi in qualche modo di ritrovarsi, di conoscersi, di accettarsi, soprattutto in quelle che sono le realtà urbane sempre più complesse e differenziate, ecco, dove è facile davvero creare delle separazioni, dei conflitti, degli attriti. Ecco, il verde, da questo punto di vista, la pianta, da questo punto di vista, davvero è un legame incredibile. Soprattutto lo è quando si coinvolgono le persone anche in attività di coltivazione, quindi non solo più di spettatori, di fruitori, potremmo dire passivi del verde, ma nel momento in cui si coinvolgono le persone nel coltivare il verde, nel gestire, nel ripensare il verde. E il discorso è quello più noto, interessante, su cui davvero ormai c'è una letteratura molto ampia, è sicuramente quello dell'orticoltura urbana, cioè coltivare ortaggi che davvero aprono, la coltivazione degli ortaggi apre a prospettive interessantissime, sia da un punto di vista proprio così della conoscenza e della produzione diretta di cibo, che è qualcosa davvero molto, molto bello, molto significativo, ma anche apre, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni, anche alla conoscenza del discorso stagionale, della produzione di frutti e di ortaggi. Sennò diversamente ormai si è perso per questo tipo di informazione. E soprattutto la possibilità da parte delle diverse etnie e culture di poter coltivare, l'auspicio di poter anche condividere le ortaggi diversi. Ecco, una miriade di ortaggi, noi ne conosciamo solo alcuni, ne consumiamo solo taluni altri. Partire dalla produzione di frutti e ortaggi anche particolari, il passo è breve, poi dal coltivare, raccogliere, poi ovviamente il discorso del cucinare e quindi del cibo e del consumare assieme, ecco, tutti i ragionamenti interessanti e importanti. Bene, questi alcuni esempi. Voglio procedere per andare a concludere questo mio ragionamento un progresso importante dal punto di vista normativo nel contesto italiano per quanto riguarda il verde, soprattutto il verde, quindi le piante, all'interno delle realtà urbane. Una legge dello Stato, la legge 10 del 2013, ha individuato norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Ecco, 7 articoli, tutto sommato, quindi una legge, tutto sommato, breve,
come articolazione, ma di grande interesse che merita di essere conosciuta. Sicuramente, ovviamente, molti colleghi presenti già la conoscono, mi pare interessante, ecco, darmi conto, soprattutto anche agli studenti, nella prospettiva che nel momento in cui opereranno anche proprio dal punto di vista professionale, sappiano l'esistenza, soprattutto possano anche mettere in atto taluni principi, taluni auspici, taluni intendimenti. Cosa dice questa legge? Ecco, offre una serie di indicazioni per quanto riguarda il discorso della giornata nazionale degli alberi, adesso lo approfondiremo brevemente, cioè in definitiva, vedete, ogni giorno anche la televisione ci viene dato conto che siamo nella giornata nazionale, internazionale, dedicata ad una certa cosa, ecco, praticamente tutti i giorni, ecco, in qualche modo sono stati individuati per ricordare, o per ragionare, o per riflettere su un determinato tema. E va bene, ecco, è una strategia, un accorgimento in qualche modo per poter tenere viva, desta l'attenzione anno dopo anno, in un determinato giorno, su un determinato aspetto. Ecco, questo esiste ovviamente anche per il verde ed è stato ben codificato all'interno della legge. Il discorso poi è sulle dotazioni, gli standard legati al verde, alle iniziative di promozione per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e soprattutto io direi, almeno nella lettura e nell'applicazione che ho avuto nel modo di effettuare di questa legge, un dato interessante per quanto riguarda il discorso della tutela, della salvaguardia degli alberi in generale, ma anche con riferimento a quelli che sono gli alberi anche all'interno dei contesti urbani, soprattutto per quanto riguarda anche il discorso delle alberature, degli alberati cittadini. Bene, il discorso della festa degli alberi, ecco, non è un discorso del 2013, esisteva già anche in precedenza, addirittura fu istituita nel 1898 dal ministro dell'istruzione Baccelli, che intuì l'importanza, in qualche modo, di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema, se vogliamo, il dato di natura, nello specifico il ruolo, l'importanza degli alberi. Fu poi ripresa in seguito da parte di altri ministri, addirittura nel 1992, in cui fu istituita una norma interessante, lungimirante, di prevedere la messa a dimora per ogni nuovo nato di un albero da parte dei pubblici amministratori. Bene, il discorso importante è quello, se vogliamo, una sorta del censimento, ecco, censimento del verde, in modo tale da poter fare un conteggio degli alberi da parte di ciascun amministratore tra l'inizio e la fine del proprio mandato, in modo tale da poter offrire anche alla popolazione, alla cittadinanza, un criterio di valutazione dell'operato dell'amministratore, degli amministratori, rispetto anche a questo elemento, a questo aspetto. Ecco, questo lo ritengo certamente molto, molto, molto importante e molto, molto significativo. Si parla a questo proposito proprio di bilancio arboreo del comune. Ecco, tenete conto, questo è un obbligo di legge, appunto, che discende proprio da questa legge del 2013. Quindi anche nelle vostre realtà dove vivete potete in qualche modo richiedere, valutare questo dato. Ma vado nell'economia del tempo direttamente a quello che è l'articolo settimo della legge, l'ultimo, che in qualche modo pone l'attenzione proprio sulla salvaguardia degli alberi. Ecco, gli alberi sono certamente importanti, in questi ultimi anni, come ho dato conto anche nelle riflessioni precedenti, sono considerati in modo con sempre maggiore attenzione. Ecco,
Però, nonostante ciò, nonostante che siano riconosciuti sempre più i servizi ecosistemici, il loro valore alla qualità di vita delle popolazioni, non è frequente vedere abbattimenti e talvolta neanche giustificati poi da situazioni di compromissione dal punto di vista fitosanitario, dal punto di vista fitostatico. Cosa capita spesso? Ecco, c'è il timore, soprattutto nei contesti urbani, degli schianti degli alberi, il cambiamento climatico, gli eventi sempre più estremi determinano appunto situazioni di pericolo per la popolazione e soprattutto per motivi di apprensione per gli amministratori, che si sentono responsabili e coinvolti in prima persona nel caso di incidenti di danni. Ecco quindi che spesso gli alberi, anche di certe dimensioni e su cui non ci siano indicazioni precise di pericolosità per quanto riguarda gli aspetti fitostatici, vengono poi abbattuti e sostituiti con alberi con specie arboree, tendenzialmente più piccole, alberi di prima dimensione. Vengono costituite con alberi di terza grandezza, ecco, anche laddove potrebbero anche essere messi a dimora alberi più grandi. Allora, c'è da sottolineare come esistano, fortunatamente, dei protocolli precisi per poter stabilire, appurare la stabilità di un albero. Questo sulla base, ovviamente, di conoscenze, di esperienze precise da parte di professionisti abilitati allo svolgimento di questo tipo di attività e oggigiorno anche sulla base di strumentazioni sempre più raffinate, perfezionate, che consentono di stabilire e valutare la presenza eventualmente anche di carie occulte, quindi non visibili esternamente, che possono essere di pregiudizio per la stabilità delle piante. Quindi, da questo punto di vista, scienza e tecnica permettono di avere dei responsi sufficientemente affidabili sulla stabilità degli alberi. Quindi sappiatelo, da questo punto di vista si può ragionevolmente arrivare a delle valutazioni adeguate da questo fatto. Ecco, se le piante non siano in condizioni di pregiudizio, e se la rivestano, e qui entriamo nel merito dell'articolo settimo della legge, un valore particolare, ecco che può essere interessante procedere a quelli che sono degli strumenti di tutela dell'albero, di salvaguardia dell'albero, sia in sé, alberi singoli, alberi isolati, ma il dato interessante della legge. Il 10 del 2013 è il discorso anche delle alberature, dei viali, di alberati. In particolar modo la monumentalità dell'albero non è solo più intesa come in termini di vetustà o di dimensioni ragguardevoli della pianta dell'albero, ma anche per tanti altri aspetti che possono essere significativi. Che sono stati solo però messi in luce in questi ultimi anni, in modo, se vogliamo, preciso, se vogliamo, anche codificato da parte della legislazione. Nel senso che il valore può essere legato anche ad un pregio di tipo paesaggistico, dal punto di vista di tipo storico, dal punto di vista culturale. Ecco, quindi diversi sono le possibilità in qualche modo evidenziare il valore di un albero e quindi in ultima istanza anche di determinarne i criteri di salvaguardia. Il Ministero per l'Ambiente e soprattutto il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico ha elaborato delle linee guida per la gestione del verde urbano in cui sono riportate molte indicazioni precise e puntuali e molto interessanti, sia per l'applicazione della legge 10 e in generale per quanto riguarda il discorso della progettazione, gestione e realizzazione delle aree verdi, in
e i contesti urbani, ed è il manuale che ecco, vi segnalo, è anche scaricabile da internet ed è utilissimo, di grande interesse per poter approfondire queste tematiche. Qui vado un po' più veloce, concludo con questa immagine un po' provocatoria, ecco, la intendo in questi termini, di un artista, e queste ovviamente sono installazioni che vogliono suscitare da un lato stupore, quindi incuriosire e fare riflettere. Ecco, vedete la palla al piede, no? La palla al piede in questo caso, la palla al piede che è pensata per chi non deve scappare, no? Che si deve evitare che ci abbandoni e ci lasci. Ovviamente gli alberi sono radicati a terra, no? Quindi per loro natura stanno dove sono cresciuti, quindi in qualche modo questo tipo di situazione la troviamo fuori degli schemi e dei riferimenti a cui siamo abituati. Ecco, io lo intendo questo tipo di rappresentazione artistica che ho colto in un allestimento in Olanda come una provocazione per suscitare, tra le tante riflessioni che ci possono essere da questo punto di vista, anche quella di aprire la mente e davvero di liberare da questo punto di vista le innumerevoli potenzialità del verde, diciamo pure anche il termine delle piante, degli alberi, ma non solo, le potenzialità davvero nel consentire di migliorare la qualità di vita, soprattutto nelle realtà urbane. Sono ragionamenti questi di cui ho voluto dar conto oggi, seppur per alcuni punti esemplificativi, ma ovviamente le possibilità, le potenzialità sono numerosissime, altre e altrettanto significative. Ecco, sicuramente poi anche nel proseguo dei ragionamenti di questo ciclo di incontri anche altri colleghi approfondiranno quello che è il discorso del verde anche da altre prospettive. Ecco, ne sono convinto, soprattutto sono convinto che ci siano delle grandi opportunità, ecco, certamente potenzialità del verde, ma anche grandi opportunità per coloro che intendono operare, svolgere la professione in questo ambito. L'ambito in senso lato è quello del paesaggio, degli interventi alla scala del paesaggio, e mi sento di dire che il contesto italiano, in generale, proprio per il fatto che abbiamo paesaggi di straordinario valore, che vengono riconosciuti, ci vengono riconosciuti, noi siamo riconosciuti come il bel paese, no? Ci sono anche attestazioni di valore altisonanti, pensiamo ai riconoscimenti UNESCO di valore universale che sono stati assegnati a parte significativa anche della realtà italiana. Ecco, partendo da paesaggi di così grande valore, ecco che è necessario davvero sempre più avere grande attenzione a quelle che possono essere le trasformazioni, e laddove queste avvengano, soprattutto nei contesti urbani, la possibilità di inserire in modo adeguato, accorto, sapiente il verde, ecco, è una carta importantissima da giocare. E questa riflessione la porgo soprattutto agli studenti e anche delle superiori, delle studi carti, che vogliano tener conto anche nella bella realtà del Ponente Ligure, in generale della Liguria e di Sanremo, vogliono tener conto anche di questa possibilità di lavoro, di professione, legandola ad esempio anche al settore del vivaismo ornamentale, della floricoltura, che da sempre anche qui è un punto di forza, di eccellenza di questa nostra parte, bella parte dell'Italia. Concludo ancora ringraziando Davide Quaglia e tutto il gruppo di lavoro per aver voluto davvero con costanza, impegno, dedizione, potrei dire anche capacità, perché davvero non si è mai lasciato scoraggiare organizzare in modo convinto
questo incontro, ovviamente sul lavoro anche per altre iniziative e soprattutto per le possibilità che abbiamo già individuato e porteremo qui avanti anche sul fronte della ricerca, della sperimentazione, sia sulle tematiche che lui porta avanti in ambito universitario, anche di un'informatica legata in senso lato al verde, comunque anche approcci sociali conoscenza di sensibilità sui temi del verde, ma in generale davvero di poter sperimentare sempre più questi ragionamenti sul verde anche proprio nella realtà di Sanremo, che mi sta a cuore particolarmente, ma so che sta a cuore a tutti noi che siamo oggi qua presenti. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, professor De Vecchi. È peccato che non si può, è difficile fare gli applausi No, reali adesso non esagerare. perché Va bene, veramente grazie. sarebbe veramente il caso. E abbiamo qualche minuto e Sì. quindi veramente stimolerei domande dal pubblico, da tutti quelli collegati in Zoom a questo punto, ma anche da chi è collegato su YouTube che può scrivere in chat. Noi monitoriamo anche la chat di YouTube. Grazie Davide. Pierfranco, Pierfranco, Pierfranco. qualche domanda dagli studenti? Sì, grazie Marco dell'intervento. In attesa se c'è qualche mano alzata qua in classe. Allora, faccio un commento su quello che abbiamo visto. Teresa, secondo me, è molto il discorso del verde orizzontale rispetto a quello Sì. verticale. Sono un pochettino critico in questo senso, soprattutto sulla funzionalità. Mi sembra un discorso un pochettino più estetico, e quindi che magari viene sposato dagli architetti perché è bello esteticamente, però lo trovo un pochettino artificioso e magari poco meno efficace. Mi è piaciuta la parete verticale fatta dall'università, perché lì è una parete completamente liscia e allora ha una certa efficacia. Ma quei palazzi con un po' di verde davanti ai balconi, eccetera, sopra le finestre, sì, è molto, molto estetico. E, credo che la funzione principale del verde urbano siano due, quelle più importanti, avete messo bene in evidenza, quella del clima, quindi perché in effetti le città tutte coperte da edifici da cemento modificano fortemente il clima e su questo l'efficacia della piantumazione verde e orizzontale, dove si può fare nei parchi, nelle alberature stradali, e con i tetti verdi abbia la sua efficacia. E l'altra funzione molto importante è quella di socializzazione. Mi spiego meglio, qui a Sanremo non ci possiamo certo lamentare per il verde, no? Perché è una città che è nata con parchi, ville per il turismo dalla fine degli anni, fine dell'Ottocento, le prime del Novecento, quindi certo le piante verdi non ci mancano, ma non è che sia sempre così molto fruibile socialmente. Io ricordo 25 anni fa, quando avevo i bambini piccoli, che per uscire e portarli da qualche parte, a parte il giardinetto con l'altalena, si andava a Spedaletti sulla discarica che c'era al posto, adesso hanno fatto. Hanno tentato di fare il porto, no? Dove c'era quella discarica che derivava dai lavori dell'autostrada, no? Però lì almeno si poteva andare in bicicletta tranquillamente, giocare un po' a pallone liberamente, non è che fosse un parco, perché poi c'erano quattro piante messe così. Ecco, però da noi poi finalmente hanno fatto la pista ciclabile, che è stato un grosso successo. Quindi importante il verde anche dal punto di vista dell'uso sociale.
perché i parchi dove poter andare a rilassarsi, a portare i bambini, a girare un po' in bicicletta, eccetera, sono molto importanti come funzione abbinata al verde. Queste sono le due linee, secondo me, che sono le più efficaci. Poi alcuni esempi che hai fatto interessanti sui parcheggi, questo assolutamente, perché i parcheggi sono delle aree molto vaste, completamente impermeabilizzate con l'asfalto, e l'asfalto vuol dire iperriscaldamento. Ma noi d'estate ci rendiamo conto che quando usciamo sulla strada, da casa sulla strada, in casa stiamo bene, anche senza, se non abbiamo il condizionatore d'aria, in strada ci vengono i colpi di calore. Ma tu sai dove io abito a Sanremo, sono tra la Veglia e poi la ciclabile, quindi se io esco di casa e vado sulla ciclabile sto bene, se vado a fare la spesa e quindi devo camminare sui marciapiedi della strada, colpi di caldo. Ma questo in effetti è conseguenza dell'effetto della copertura del suolo. Sì. Chiaro che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, cioè, vuol dire, il marciapiedi non è che possiamo piantumare, come poi in un certo periodo, cioè negli anni 60, è stato fatto in un modo non corretto, cioè con piante non corrette, perché poi abbiamo tutti i problemi del pino spinea qua in zona, certo. Da noi, no? Sollevamento del manto di asfalto, certo che quando si sono sviluppati, se li vediamo da distante sono anche belli, ma sono piante completamente sbagliate o messe vicino a 2 metri dalla parete della casa. È chiaro che poi la pianta cresce inclinata e ha dei problemi di stabilità e non si può fare a meno che tagliarla. Inutile poi mettersi lì a protestare. L'importante è sostituirla con dell'altra vegetazione. Certo. Ecco, questi sono stati degli spunti molto interessanti. Guarda, se interagisco sulle tue riflessioni, parto da quella legata al verde parietale, hai ragione, sono soluzioni tecnologiche. Tra l'altro, guarda, ho dimenticato di dire che proprio grazie ai carti avevamo avuto modo di poter realizzare vicino al complesso l'edificio di lavoro, l'officina, adesso non so come identificarla, della scuola, o più una parete verde in questo tipo di progetto, un progetto a Roma. E so la difficoltà di poter mantenere poi nel tempo, con un impegno che è gravoso e significativo. E allora, cosa dire? Ecco, che sono interessanti solo per determinate, come giustamente dicevi tu, ecco, solo per determinate situazioni. Ecco, abbiamo realtà dove c'è una edificazione così intensa, dove probabilmente sarebbe impossibile mettere a dimora degli alberi, e dove comunque il verde ha un suo significato. Io facevo vedere un'immagine di Monaco, il Principato di Monaco, ma sono decine e decine. Ecco, io ho portato spesso i miei studenti, forse vi sarà capitato anche a voi, di vedere come questo tipo di inserimento ormai sia del verde, sia molto, molto comune. Ecco, mettiamolo che anche disponibilità economiche consentono non solo la realizzazione, ma anche il mantenimento di questo tipo di soluzioni, che sono effettivamente, dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista, se vogliamo, ambientale, come si diceva prima, per il raffrescamento estivo, interessanti. Ma quanto è realizzato a Torino, piazzale Aldo Moro, potremmo dire che ha una valenza anche di tipo non solo estetico, ma anche culturale. Stiamo proprio monitorando anche altri tipi di benefici che possono derivare da questo muro verde, man mano che si accrescerà e che le piante prenderanno sviluppo. Perché no, anche un significato formativo, ecco, che in qualche modo avvicini anche alla botanica delle persone che forse disattente o distratte e non interessate di fronte a una soluzione così particolare di questo tipo non trovino invece un motivo di interesse. Certo, bisogna anche qui chiederò poi a Davide Quaglia un aiuto di come poter in modo interattivo
avvicinare, far conoscere con qualche software o qualche aiuto la pianta che si vede in alto a 6 o 7 metri d'altezza, poter anche in qualche modo identificarla e meglio conoscerla, apprezzarla, che chissà, forse poi coltivarla anche a casa propria. Ecco, comunque hai ragione, ecco, al momento sono soluzioni, non dico di elite, ma che sono relegate a contesti particolari, però teniamone conto che sono un'opportunità. Rimane poi sempre il verde parietale, quello tradizionale, ecco, che è legato ai radicanti che si possono accrescere da terra. Anche nella realtà Ligure ho presente situazioni splendide con le bucambillee che coprono pareti, muri, facciate, qualcosa di mozzafiato. A volte noi piemontesi rimaniamo sempre stupiti, invidiosissimi, ecco, di quello che riesce a fare giù in Liguria con questi rampicanti spettacolari che ovviamente da noi qui in Piemonte non si riescono a coltivare, tanto meno a far fiorire. Ecco, per il resto, ovviamente sono questi ragionamenti che abbiamo condiviso, bisogna mettere mano soprattutto ai parcheggi. Ecco, penso che lì si possa fare tanto con poco. Ecco, nel senso che già quando si realizzano, ovviamente farli che la pianta possa crescere, vivere, può sperare, perché a volte vediamo di parcheggiare anche le alberi, questi quattro alberi che vivacchiano e poi non riescono mai a crescere, proprio perché chissà sotto cosa che sottofondo esiste, non c'è modo per l'apparato radicale di poter un minimo anche solo avviare la crescita. Ma detto questo, mettere mano anche alla realtà non pensati in termini del verde negli anni precedenti e procedere ad una loro alberatura per in qualche modo migliorare. E vediamo, per fortuna devo anche qui un plauso al legislatore che ha voluto questi seggiolini, penso che lo sappiamo, con il dispositivo anti-abbandono, no? Cosa non è capitato purtroppo di disgrazia in passato, ecco, quindi la distrazione può capitare a chiunque, il sole, l'auto, cosa non può capitare. Ecco, quindi per dire, la possibilità di alberare verrebbe anche contro in minima parte, comunque anche a questo tipo di situazione. Bene, grazie per Pierfranco per le tue riflessioni. Ci sono grazie a voi. Altre domande da altri partecipanti diretti su Zoom? C'erano un po' di persone questa volta collegate rispetto all'altra volta, quindi se avete domande. Abbiamo ancora qualche minuto, perché Pierfranco, a che ora suona la campanella? 1-2 minuti, quindi i miei studenti vi salutano e ringraziano. Arrivederci. Appuntamento al prossimo venerdì, no? Certo. Io faccio, Pierfranco, faccio anche un saluto agli studenti. Pierfranco? Pierfranco? Mi senti ancora? Ti senti? Io faccio volentieri anche un saluto agli studenti se il Covid, la pandemia lo considera, se fosse il prossimo anno, se tu o i colleghi sarete interessati anche a fare una visita anche su a Torino, alla facoltà, al campus universitario, volentieri siete benvenuti, ecco, come sempre. Questo scambio, oggi siamo così collegati online, ma ovviamente quando sono saremo prego a trovarvi, mi fa piacere sempre essere con voi. Grazie ancora anche per l'attenzione e anche a tutti i ragazzi. Grazie. Grazie a voi, speriamo di vederci a Torino l'anno prossimo. Assolutamente. Va bene. Grazie ancora. Ciao. Ciao Davide. Grazie Laura De Benedetti. Grazie professore. Grazie. Veramente una meravigliosa presentazione con delle bellissime foto. Anche la tua a tutti. Va bene, allora cosa dici, Davide, ci salutiamo? Sì, allora io chiudi tu, chiudi tu. Chiudi tu la grazie.
Ringrazio ancora il professor De Vecchi e tutti quelli che sono intervenuti. Vi ricordo venerdì prossimo il terzo intervento con la professoressa Mazzino su architettura del paesaggio, che sarà proprio la naturale continuazione di questo seminario di questa settimana. E vi auguro a tutti quindi di un buon pomeriggio e un buon sabato e domenica, e ancora grazie per la partecipazione. Grazie Davide a tutti. Grazie Davide, buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie. Ciao Pierfranco. Prossima settimana, ciao, arrivederci. Arrivederci. Siamo ancora in registrazione, Davide? Sì, ma sto chiudendo. Ah, no, niente. Ti ho mandato poi un'email perché non avevo visto il tuo precedente. Ci sentiamo, grazie. Oh, ok, ciao. Grazie, ciao Fulvio.